Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui per la finale provinciale dell'Under 17 dove il basket giallo-azzurro ha vinto. Coach, ci troviamo al suo primo anno con questa nuova società, tutte vinte e soprattutto campione provinciale. Una bella soddisfazione anche perché è il frutto di un lavoro cominciato a giugno. Abbiamo preso i ragazzi e abbiamo cercato di lavorare soprattutto sul lavoro di squadra, dalla difesa, partendo dai piccoli particolari, cercando di dare delle abitudini che possano servire ai ragazzi non solo a vincere titoli ma anche ad arrivare poi in categorie senior, fra 2-3 anni, pronti per poter giocare a certe categorie e anche rappresentare la città al massimo con tutti loro. Quindi soddisfazione enorme, ma il merito è quasi di tutti i ragazzi perché sono loro che giocano. Noi possiamo dire quello che vogliamo in panchina, ma alla fine giocano loro. Ricordiamo che l'anno scorso il suo organico, lo stesso che ha vinto la finale provinciale, non dava risultati eccellenti, ma grazie al suo avvento, grazie al suo supporto, comunque l'organico ha dato risultati ottimi per la società. Io ho trovato un buon gruppo anche a livello fisico e anche loro si conoscono da quando avevano 13 anni, quindi il gioco di squadra l'hanno sempre avuto, si aiutano sempre nei momenti di difficoltà, in qualunque, sono anche amici fuori. Quindi questo fa tanto, ho trovato già un gruppo bello coeso dal punto di vista umano, quindi è stato anche facile lavorare sulla testa e sulla tecnica, poi il resto viene da sé, bisogna crederci e non mollare mai fino alla fine. Ecco coach, andando dentro la partita, dentro la finale della partita, avete alternato due velocità. Nel terzo tempo avete fatto una press zone a tutto campo, dove siete a un certo punto arrivati a più 20 quasi sopra Lucera. Poi dopo, un po' per stanchezza, un po' dopo per il quarto periodo, avete adottato una zona. E lì forse non si è vista la difesa ottima che si è vista nel primo quarto, dove avete rubato tanti palloni. Sì, ma siamo anche contati perché siamo in 8 e quando ci va bene anche 9, quindi si arriva a questo punto in cui bisogna cercare di vincere le partite, quindi bisogna cercare di dare ai ragazzi le migliori indicazioni e quelle che soprattutto sono quelle che loro allenano ogni giorno. Quindi quella loro difesa ha permesso il primo quarto e anche il secondo di mantenere, però poi la stanchezza, il caldo, l'emozione, comunque c'è venuta tanta gente oggi, sia da Cerignola che dalla squadra di casa, quindi è ovvio che a quel punto abbiamo messo l'arma nostra vincente, che è appunto quella pressione a tutto campo, e ci ha permesso di recuperare tanti punti, anche perché il campo ci ha permesso di fare questo, campo piccolo rispetto alle dimensioni normali, ci ha permesso di recuperare, i ragazzi hanno fatto contropiede, hanno preso fiducia e quindi poi nel quarto quarto abbiamo cercato di gestire le forze, perché ripeto siamo in 8-9 e prendendo un vantaggio di 20 punti bisogna comunque cercare di mantenere le forze e tenere il risultato, e ci è andata bene, gran merito ai ragazzi perché ci hanno creduto dall'inizio fino alla fine. Ecco coach, durante la partita ho visto che chiamava sempre dei tagli del suo numero 16 sotto canestro, a volte li faceva, a volte no, un po', però è uno schema ben collaudato che ha portato sempre punti. Non è uno schema, onestamente, sono dei movimenti, sto abituando i ragazzi a giocare negli spazi, quindi a cercare di prendere il vantaggio e mantenerlo così come ci insegnano nei corsi di allenatore anche in esperienza sul campo. Quindi dico sempre ai ragazzi, se c'è spazio libero, soprattutto lato debole, attaccate gli spazi, poi il resto viene da sé. Se arriva la palla sotto, si tira, fallo, canestro. L'importante è crederci sempre, guardare il campo e non giocare a memoria, ma guardare quello che succede in campo, poi il resto è normale, viene da sé. Coach, l'anno scorso allenava, era il secondo nell'Under 17 dell'Olimpica, adesso primo coach in questa nuova società, primo anno con tutte vittorie, l'abbiamo ripetuto. Programmi per il futuro? Adesso ci vediamo, adesso festeggiamo innanzitutto, quindi ci prendiamo 2-3 giorni di pausa e poi ci sediamo attorno a un tavolo con il presidente Giannotti, che ringrazio della possibilità datami da giugno di lavorare con questi ragazzi. Ho conosciuto gente nuova, sempre vicina ai ragazzi, sempre vicina ai bisogni dei ragazzi, anche i miei, quindi sono stati sempre disponibili e li ringrazio adesso ho l'occasione di ringraziarli tutti. Adesso festeggiamo, ci dedichiamo a 2-3 giorni di riposo, poi ci sediamo attorno a un tavolo e vediamo che succede. Perfetto, la ringraziamo coach e ci auguriamo alla prossima stagione. Grazie. Arrivederci. Siamo qui amici di Assist Sportivo con il presidente Giannotti. Presidente, grande vittoria, tutte partite vinte, non sembravate crederci. Infatti abbiamo battuto un record della prima società Under 17 che ha vinto tutte le partite di andata e di ritorno, tutte le partite della fase orologio, abbiamo vinto la semifinale, abbiamo vinto la finale,
siamo il miglior attacco del campionato, siamo la miglior difesa del campionato. Io penso che abbiamo tutti i numeri per dire di avere in casa Cerignola dei campioni in un futuro. Ecco coach, primo anno, anche sottolineavamo prima, il primo anno che lei ha avuto fiducia in coach Giandonato Petruzzelli, che era secondo nell'altra società, comunque un coach che ha dimostrato di sapervi portare in una società tutti questi numeri che lei ha appena citato. Senza ombra di dubbio, io sono stato il primo che ha voluto fortemente il coach Giandonato Petruzzelli nella società. Tutti gli altri della società lo hanno accolto come se fosse uno che facesse parte della nostra famiglia, ci siamo comportati come una famiglia e solo così si possono ottenere dei risultati. Ecco coach, una società neonata, giovane, con molti under 17, perché avete giocatori giovanissimi che hanno stravinto questo campionato, i programmi per il futuro? Programmi per il futuro, noi siamo partiti adesso ci stiamo allenando il mini basket under 13 anche, quindi saranno altri campioncini che cresceranno nel proseguito. Questi qua abbiamo all'interno di questo organico 4-98, dove 4 rifaranno di nuovo l'under 17 l'anno prossimo. Faremo il campionato under 19 e molto probabilmente stiamo studiando il progetto per il futuro per inserire anche una squadra che vada ben oltre le giovanili. Ecco coach, essendo voi siete di Cerignola, Cerignola è un ambito dove ci sono parecchie società di basket, comunque voi state dimostrando al terzo anno che siete appena nati di avere tutte le carte in regola per raggiungerle, anzi superarle anche. Diciamo di sì, siamo forse la società che sta investendo su questi giovani, ci crede in questi giovani, perché siamo la società pensa che quanto più sport c'è tra i giovani, meno devianza minorile avremo per le strade. Ecco, un'ultima domanda, le volevo fare un'anticipazione di mercato. Per l'anno prossimo si conferma coach Giandonato Petruzzelli? Questo non lo posso dire. Senza ombra di dubbio, se Giandonato Petruzzelli vuole rimanere con noi e sposa per un altro anno i nostri progetti, senza ombra di dubbio verrà riconfermato. Se poi lui i nostri progetti non li sposa, andrà via, insomma, noi troveremo qualcun altro, però a noi farebbe enormemente piacere se rimanesse a sposare e continuare questi traguardi anche nel futuro. Perfetto, la ringraziamo presidente e alla prossima. Grazie.